difesa. Cerchiamo qui invece di prendere un po' il punto di vista più tecnico, se vogliamo addirittura tattico. Cominciamo col dire che non mi ci soffermerò molto, ma le squadre di calcio in questo momento si stanno dotando in Europa, soprattutto in Inghilterra in questo momento, di strumenti di analisi che sono particolarmente efficaci, che sono degli strumenti di analisi ad alta tecnologia, li possiamo definire così. Carlo, per esempio, Ancelotti mi raccontava di come tutti i suoi giocatori al Chelsea fossero dotati e si allenassero con il GPS. Dotarsi di GPS per tutti i giocatori vuol dire avere alla fine di ogni allenamento una serie di dati molto tecnici ma anche molto importanti che ti permettono di analizzare il giocatore singolarmente in maniera molto complessa. Sai quanti metri ha fatto, quanti scatti ha fatto, il tipo di velocità. Di conseguenza puoi anche adattare l'allenamento in base alle sue caratteristiche, puoi anche magari ordinare degli scarichi, perché questi sistemi sono anche loro predittivi, per esempio, su alcuni tipi di infortuni muscolari. Questo è uno sviluppo quindi che vi fa capire come la tecnologia anche entrerà in maniera prepotente sempre di più nel mondo del calcio. Alcuni allenatori con i quali ha lavorato Ciro, per esempio, sono stati i primi ad analizzare i flussi di gioco, cioè si segue su con una penna elettronica il movimento del pallone, tu riesci a identificare il flusso di gioco, quindi riesci automaticamente a capire se ci sono dei punti deboli nella tua squadra che per esempio a destra non riesce a sviluppare il gioco come tu vorresti, e in base anche ai movimenti delle altre squadre, questo lo faceva un signore, si chiama Baconi, che adesso vedete alla Domenica Sportiva, in base a queste prime dimensioni di flussi di gioco molti allenatori si sono poi documentati, sa che sono uno dei primi, per poi sviluppare il proprio sistema di gioco. Qui parliamo però di esempi eclatanti di squadre che hanno ottenuto un successo sul campo avendo il coraggio di innovare e di cambiare. L'innovazione, diciamo che in linea generale nel calcio viene data dal 1901, diciamo l'ultima innovazione, il calcio moderno viene datato 1970, si parla spesso del calcio olandese, del calcio totale. Diciamo che io, che un po' queste cose ho preso la briga di vederle, in linea generale in Italia si passa dalla Lazio di Maestrelli, che è quella che porta per prima un calcio simile a quello totale olandese, intorno alla prima metà degli anni 70, si sviluppa poi con la zona, che è quella che porta Lidl nell'immaginario collettivo, perché c'è stato il film con la famosa bizzona di No Banfi, e quindi nell'immaginario collettivo è stato Lidl, non è stato Lidl l'unico a fare la zona in realtà, però diciamo che è stato quello di cui si parlava di più, e poi Arrigo Sacchi è stata veramente una grande rivoluzione nel calcio. Questi allenatori hanno una cosa in comune, una caratteristica fondamentale: spostano l'orizzonte. Prima era più portato sul singolo giocatore, cioè l'orizzonte per esempio di un marcatore o di un difensore era sul suo avversario diretto, quindi la contrapposizione era uomo a uomo, ma era una contrapposizione filosofica uomo a uomo, cioè se tu vincevi l'uno contro uno, se tu vincevi contro il tuo avversario diretto avevi più possibilità, questo ovviamente con le dovute eccezioni, avevi più possibilità di vincere. L'orizzonte viene spostato e la filosofia viene cambiata, perché dall'attenzione al giocatore si passa all'attenzione al campo da gioco. Questo, fate finta, io disegno malissimo, che sia diciamo metà campo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il riferimento non è più, diciamo, personale nei confronti di un uomo, ma è più geografico, e quindi di attenzione alla zona, appunto, per questo si chiama zona, e quindi sono riferimenti geografici. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Sacchi teorizza una cosa importante: se io raggruppo la mia squadra, e cioè non la disperdo più su una porzione di campo, diciamo, larga o illimitata, ma tendo invece a tenerla vicina e concentrata, io ho la possibilità di essere più aggressivo e di concentrare il mio interesse, che è la riconquista della palla principalmente, in una zona di campo molto 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 più ridotta rispetto a prima. Questo cosa comporta? Comporta, qui faccio un esempio, palla con palla, lato forte e lato debole. Se questo, immaginate che il pallone, la squadra di Sacchi accorcia sempre sul lato forte, quindi sul pallone, lascia leggermente più scoperto il lato debole, che è il lato dalla parte opposta del pallone, ma questo lo fa proprio perché riesce a portare l'aggressività dove ha bisogno, cioè dove in effetti abbiamo parlato di informazioni, dove le informazioni sono necessarie. Per far questo, e qui chiederò poi l'aiuto del vicino, per far questo Sacchi ha bisogno di essere molto concentrato all'interno del proprio gruppo. Perché? Perché deve far passare una filosofia nuova, deve far passare dei movimenti che sono diversi per alcuni giocatori. Pensate che Sacchi non chiamò, faccio un esempio, Bergomi ai mondiali del 94, Bergomi giocò ai mondiali del 82, 86, del 90 e poi del 98, ma non giocò quelli del 94 proprio perché Sacchi riteneva che in un mese non fosse sufficiente a dare a un giocatore che era abituato ancora alla marcatura a uomo, anche se poi era un uomo misto l'ultima che faceva tre pattoni, lo dice a te, è stesso discorso.
uno che non era, che era abituato alla marcatura uomo, riteneva che non fosse sufficiente quel mese di lavoro per fornire tutte le informazioni che aveva a disposizione e che passava alla sua squadra. Quindi grande attenzione all'interno. Vive negli anni 80 e cominciano a affacciarsi le televisioni, il Milan è molto avanti in questo perché il proprietario del Milan è anche un proprietario di televisione, però lui si interessa al suo gruppo, al passare le informazioni all'interno del gruppo. E qui c'è un'aneddotica molto divertente secondo me su questo, perché l'informazione che voleva far passare Sacchi e che era necessaria che si sviluppasse all'interno del gruppo per diventare vincenti era talmente importante che diventava ossessiva. Cioè lui a pranzo fermava un giocatore e gli diceva per un'ora quello che erano i movimenti giusti da fare, lo sviluppo del gioco. Di notte Sacchi girava per le camere, ma in realtà non girava per le camere per vedere se i giocatori erano nelle camere, che sapeva che c'era, ma girava nelle camere per scambiare delle opinioni notturne. E quindi mi raccontano i suoi giocatori che c'era la corsa a spegnere la luce di corsa il prima possibile in camera, fingendo di dormire, perché se lui entrava almeno non ti poteva parlare, cioè non ti teneva lì tre ore per parlargli. Questo non lo faceva, Sacchi lo faceva ovviamente perché riteneva la sua veramente una missione, e quindi stiamo parlando con il massimo rispetto perché Sacchi ha veramente cambiato qualcosa nel calcio e nell'organizzazione. Però come vediamo, come ho cercato di dirvi, era tutta un'attenzione rivolta verso l'interno. L'esterno, la squadra avversaria, aveva un'importanza anche relativa. Cosa si comincia a dire in quegli anni? Si comincia a dire, non importa come giocano gli avversari, il Milan in Europa va a imporre il suo gioco perché il riferimento sono le informazioni che tu hai rispetto all'azione geografica che tu fai, e il campo è sempre uguale, un po' più largo, un po' più stretto, ma è sempre uguale, e quindi perdi l'importanza, il ruolo diretto che tu hai con l'altra squadra. Certo che aveva poi Natale Bianchetti e una serie di osservatori che andavano in giro a vedere le altre squadre, questo è assolutamente importante perché erano altre informazioni che arrivavano all'interno del gruppo, venivano elaborate e venivano utilizzate per lo sviluppo poi del gioco. Gioco quindi estremamente vincente, diciamo unico punto forse un po' difficile da affrontare alla lunga, proprio quello dell'ossessione, cioè dei dati all'interno del gruppo, il gruppo rimane sempre chiuso in se stesso, un po' ossessivo. E poi, comunque, con il passare degli anni, le squadre, gli allenatori, anche le società, si sono trovate ad affrontare un'altra realtà. Perché? Perché dagli anni 90, dagli anni 80 in poi, soprattutto negli anni 90, crescono le televisioni, per esempio, cresce l'attenzione mediatica nei confronti del calcio. Cresce la pressione anche di conseguenza che si ha all'interno di uno spogliatoio, all'interno di una squadra. Lavorare solamente tatticamente o psicologicamente con i propri giocatori può non essere sufficiente, perché gli impulsi che arrivano dal mercato esterno sono nuovi e vanno ugualmente affrontati, esattamente come le analisi che le aziende come le vostre devono avere rispetto al mercato esterno, le pressioni che hanno rispetto al mercato esterno, sul marketing, sulla comunicazione, su tutto il resto. Alta rivoluzione allora. E qui facciamo un esempio più vicino ai nostri tempi, Mourinho. Mourinho, da un punto di vista tattico, in realtà, non ha portato nulla di nuovo, se vogliamo, cioè lo possiamo dire anche chiaramente. Ci sono delle cose che certo ha comportato, però non è stato un rivoluzionario tattico. Cioè le squadre di Mourinho non sono delle rivoluzioni, no? Anzi, voi ricordate che in Italia generalmente ogni tanto veniva anche sottolineato come, non so, se era in vantaggio levava la punta e metteva il difensore come tre pattoni, se era in difficoltà metteva sei punte per cercare di riprendere la partita come si faceva, no, negli anni 70, giusto? Però nello stesso tempo aveva una grande attenzione, uno studio precisissimo, forse qualcuno questo non lo sa, dell'esterno. Cioè per lui è quasi più importante l'analisi dell'environment nel quale si muove la società nella quale lui opera, piuttosto che l'attenzione interna. Internamente lui gestisce le situazioni sfruttando le informazioni che arrivano dall'esterno. Questo l'ha fatto sempre. L'ha fatto al Porto, creando una squadra che praticamente ha riportato su quasi da niente, proprio compattando molto il gruppo. Lo fa a maggior ragione nell'Inter, che forse da questo punto di vista è l'esempio più eclatante. Lui è, secondo me, un seguace delle teorie di Sun Tzu, che scrisse il codice della guerra, se voi leggete alcune cose del trattato di Sun Tzu le ritrovate pari pari nell'atteggiamento non solo di Mourinho ma anche di altri allenatori, soprattutto Pat Riley per esempio dell'NBA, che avevano preso le teorie di Sun Tzu e le avevano fatte proprie riportandole in ambito sportivo. Quindi un elemento fondamentale qual è? Io riesco a trovare in un gruppo che non è compatto, e ce l'ha detto Ibrahimovic nelle sue uscite
nel libro che ho fatto, un gruppo che non è compatto come lo posso compattare? Si affronto l'environment, cioè l'ambiente in cui mi muovo, dicendo che tutti sono aggressivi con me. Se io mi sento assediato, se io mi sento aggressivo, se io riesco a sfruttare quella che sembra una situazione negativa, perché l'Inter incomincia a diventare meno simpatico di prima perché vince, se io li riesco a sfruttare a mio vantaggio, avrò dei vantaggi interni. Creo un gruppo talmente compatto che crede talmente di essere assediato nelle proprie possibilità che non avrò paura ad affrontare poi gli avversari. Non sarò necessariamente colui il quale impone il gioco, non sarò necessariamente colui il quale fa il gioco più bello d'Italia o il gioco più bello d'Europa, però riuscirò ad essere vincente perché le informazioni che arrivano da fuori riesco a tradurle all'interno dello spogliatoio. Quindi abbiamo visto due esempi diversi.